Beh ragazzi, e benvenuti a questa versione Expiron, e oggi siamo qui su Brave Frontier. Ma è ovvio perché faccio solo questa praticamente. Quindi che cosa devo fare Brave Frontier? Non lo so, oh mio Dio, so cosa. No ragazzi, questo ve lo devo mettere nel video. Mi sono girato e la maniera si stava muovendo e non è entrato nessuno. Boh. Mi sono cagato addosso ragazzi. Con questo lo metto nel video, come possibile? Vabbè, mi sono cagato addosso, tipo la mia faccia dopo la riguarderò nel video, morirò da ridere. Allora, ragazzi, appunto, non vi ho fatto vedere le ultime cose perché appunto non ho fatto il video in live, le ultime volte, e ho registrato a parte, appunto, e poi ho messo l'audio. Ho portato Elsa Abdea Inferie, appunto, è arrivata a 6 stelle. Lasciate perdere la stellina lì che è praticamente il preferito. E attenzione, gli ho messo il Brave Burst come avrete visto negli altri video. E in più ho appunto Vargas, l'ho portato a Dio Fuoco. Quindi ho due dei in squadra, sì. Non so neanche se riesco a. E vabbè, ma dai, ma è la luce che fa così. Non lo so, continua a muoversi la cosa. Porta e vortice, entriamo subito. E appunto oggi volevo far vedere nel dungeon giornaliero. Mi è sparita la registrazione, no, dungeon giornaliero, grotta dell'avidità, che non è niente di che, a parte se avete appunto mostri tenebre, unità tenebre, appunto, oh mio Dio, non mi è tornato indietro, appunto, unità tenebre, conviene farlo, anche perché appunto ti dà degli imitas. Limitas alla caverna dei desideri livello 1, livello 2 ti dà Limitas alati e a livello 3 ti dà Limitas drago, che sono i più forti. Ma non mi ricordo neanche se avevo fatto questo dungeon fino a livello 3, perché mi sembrava che fosse un po' difficile, appunto. Questo qua dovrebbe essere uno degli ultimi dungeon, appunto, giornalieri che vi devo far vedere. E poi comunque il dungeon giornaliero, la serie dovrebbe continuare comunque. Appunto domani montagne di Zell, evviva! E ragazzi, non è niente di che, appunto, è abbastanza difficilotto anche per comunque, perché vedete, fanno fatica a cadere. Eh beh, mi sembra giusto, fanno fatica a cadere. Però vi danno anche un botto di Zell, appunto, di Zell, di Brave Burst, anche se che cavolo, mi limita spiumato doveva capitarmi. Perché Narza non usa il Brave Burst? Chissà che aiuto ha dato quel Brave Burst, guarda. Ma proprio una merda, merda, merda. Vediamo se riesco a portarvi anche l'evoluzione di Vargas. A portarlo appunto a Vargas Sacro Fuoco, magari nel prossimo video. Anche se penso che entro domani non riesco a portarlo. Appunto. Mi fa ridere un po' che cosa si chiama dungeon giornaliero e oggi siamo usciti tre video di questo dungeon giornaliero. Incredibile. Sì, comunque avete visto un po' anche la portata di mettere auto, anche perché ora non sto neanche a sforzarmi per farvi vedere appunto questi dungeon giornalieri, ma lo sforzo non è molto, appunto. Se volete fare il livello 3 come al solito, no. Non è come al solito perché qui c'è da sprecare solo 25 energia. Solo che poi ti ammazzano solo cos'è 5 se c'hai 30. Però, aia! Però vabbè, oggi interruzioni da parte del mio intestino, dato che continua a ruttare. Io non so perché, ragazzi, se vi conoscete di persona, ogni santo minuto io rutto. Ora, durante i video non mi viene, non lo so, sono in tensione. Sono teso io quando faccio i video, non ci posso fare niente. Anche se un po' di Zell ce le dà, top. Poche, ma ce le dà. Vi volevo ricordare che appunto ogni forziere può contenere un Imitas alato e un Imitas metallo. Sto guardando là perché c'è scritto là. E niente, gli Imitas possono attaccare 3 volte al turno, infliggendo in media 800 danni. E vi consiglio di equipaggiare maledizione. Vi consiglio di mettere acqua benedetta appunto nel vostro inventario perché vi serve, anche se io adesso non ce l'ho perché vabbè, ma soprattutto quando affrontate Imitas Drago perché praticamente vi maledice tutti i mostri, non potete più attaccare col Brave Burst ed è una cosa molto fastidiosa dato che io praticamente sto vincendo con lo Spirito Santo appunto del Super Brave Burst grazie a Elsa. E Brave Burst è molto importante, diciamo, si chiama Brave Frontier Toh. Fatti qualche domanda. Tra l'altro sarà il video che dura di più di Brave Frontier che io abbia mai registrato, penso. Appunto, qui abbiamo finito con Imitas alato. L'abbiamo battuto, mi ha dato due Imitas. Sono già stato fortunato perché me ne ha dati due. Di solito in media te ne dà, sì, uno, massimo due, toh.
Uno sempre, uno sempre. Siamo arrivati a quasi livello 43, anche se adesso è un po' mi è più difficile avanzare di livello, neanche troppo, anche devo registrare altri due video oggi. Vabbè. E niente ragazzi, prossimo, vi do solo un'anteprima del prossimo video, appunto sarà Giardino della Parata. Vabbè, non ve lo posso far vedere. Comunque per guadagnare tantissime zelle ancora e per appunto potenziare i vostri... le vostre unità. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, avrà Facebook che trovate sempre sotto in descrizione. Per oggi tutto, bella.